Allora, che dire, Giordano De Marchi, un grandissimo artista, un grandissimo speaker, un grandissimo vocalist, perché non tutti sanno distinguere le cose. C'è chi è speaker e c'è chi è vocalist. Giordano lo è in tutti e due i modi. Giordano De Marchi, una figura, un personaggio che io ho avuto l'onore di conoscere quando io ero molto giovane, avevo 16 anni. E a 16 anni già suonavo in tantissimi posti, posti non di certo perché c'era Alex Russo in console, ma perché c'era un DJ che aveva della bella musica, in quanto all'epoca contava più la musica che portasse il DJ che il DJ stesso che la mettesse. Una piccola tra parentesi. Se il DJ una sera non c'era, però lasciava la propria valigia lì, cosa che non si fa mai, però qualcuno l'ha fatto, al DJ che lo veniva a sostituire la cosa era uguale. Invece io mi sono catapultato un attimino negli anni a puntare a quello che volevo puntare, a diventare un DJ con un nome, insomma, anche se non sono un nome a livello nazionale o un nome a livello internazionale, comunque nel mio piccolo ho fatto qualcosa, mi sono tolto tanti sassolini dalle scarpe. Giordano De Marchi è stato il primo in credere in me, perché da quando mi ha visto suonare al posto di Nicoletta De Ponti, che aveva preso 3.000 euro, 3.000, 3 milioni un'ora, dopo di lei salì io in console e popolai la pista in una maniera allucinante. Giordano mi volle con sé, mi dice: tu sei bravissimo, tu non è che metti dischi, tu ci giochi con i dischi, tu li fai viaggiare questi dischi, fai viaggiare i dischi e trasmetti la tua energia alla gente. Queste sono le cose che mi hanno riempito il cuore di tenerezza, detto da Giordano. Quindi mi volle con sé, iniziò a darmi date. Facevamo tutti i localini, però facevamo il Notturna Beach, il Notturna, abbiamo fatto la discoteca al Lago di Iseo, come si chiamava, lo Scacco Matto, ci siamo stati parecchie volte, siamo andati a suonare al Cabral, siamo andati a suonare al Ghost, al Jungle, siamo andati a suonare, insomma, in parecchi posti. Nel frattempo il bullying che mi aveva preso sotto l'ala e mi pagava bene, mi voleva, perché da quando me ne stavo andando via per fare le discoteche un po' più articolate, l'indotto scendeva. E allora mi propose di più soldi. Io ho detto: no, guarda, io non mi voglio infognare qua, con tutta la pazienza. Io vengo a suonare qua quando non ho le date, ok? Io ti do il mio calendario delle date, quando ci sono date libere vengo a suonare qua, perché tu sei stato il primo in credere in me, quindi è giusto che te lo faccio, anche se è un bullying. E allora fecimo così, fecimo anche una data con Frank Vanoli e Morgan Veniti, che era un amico di Zenith. E Franco Vanoli, Morgan Veniti, io e Giordano De Marchi, ce lo pelarmo quello del bullying, però c'erano veramente quasi 1.000 persone. Poi, premetto, Giordano è stato il mio mentore, è stato molto bravo, mi ha indirizzato molto bene. Poi dopo ho fatto tutto io, nel senso, se io non avevo capacità, non sarei mai riuscito ad arrivare a quel livello discreto che ho. Organizzai uno school party della Madonna, dove inserì artisti di livello nazionale e internazionale, insieme a Fugon. Fecimo questa cosa qua e partimmo con questo school party. Lo school party venne bene, molto bene. Pur essendoci una serata molto di riflesso, che era il Diabolica nel 2006, ricordo che era una serata fantastica, e comunque è andata bene, è andata bene. Fugon mi volle tenere con sé a una cifra che
che io già prendevo con Giarelli, Reggio Emania ed Emission, perché io i primi Emission li ho fatti tutti essendo chiamato dagli Stenet Guys o dalla Sonic Solution, chiamavano loro. Gli ultimi Emission invece li feci come Dylan, perché nel frattempo sono entrato a far parte definitivamente allo staff Dylan, quindi il mio manager era Dylan, però all'inizio io andavo come Global Project e suonavo nella sala Dylan, quindi ci sono state un po' di quo, ma comunque è andato tutto bene. Quindi io volevo ringraziare Giordano De Marchi per tutto questo, volevo ringraziare Fugon, volevo ringraziare insomma le persone che hanno reso opportuno questo. E per quanto riguarda il lavoro tuo delle tecniche comunicazioni, ponti radio e quant'altro, io ne so qualcosa in quanto ho fatto per 22 anni la Guardia Armata giurata e gestivo la centrale operativa più grande d'Italia, pure l'assistenza tecnica. Quindi parliamone, magari un lavoro, qualcosa, visto che sono a piedi in questo periodo. Ciao Giordano.